studiosi cristiani di Corinto riprende un racconto di Gesù, un racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Questa la testimonianza più antica dell'ultima parte è questo. Gesù quindi comanda di ripetere non solo a loro, ai genitori immediati in quella sala al piano superiore, ma a tutti quanti noi, il gesto con cui ha istituito il memoriale della Pasqua. Una Pasqua diversa, non come quella antica. Un passaggio da una schiavitù, non solo territoriale, ma umana, spirituale, quindi davvero concreta, verso la libertà dei figli di Dio, mediante il quale questo memoriale Gesù ci ha donato per sempre il suo corpo e il suo sangue. E questo gesto è giunto fino ad oggi, fino a questa sera, e fare appunto Eucaristia, che ha sempre Gesù come protagonista, come soggetto principale, ma si attua attraverso le povere mani di ciascuno di noi, dei sacerdoti, dei presbiteri. Fate questo. Già in precedenza Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli di fare quello che lui aveva nel suo animo, in obbedienza alla volontà del Padre. Carissimi fratelli, una più autentica comprensione della santità misericordiosa di Dio, siamo nel vivo dell'anno della misericordia, dobbiamo scuotere il nostro animo a comprendere il senso di questo evento di grazia, e che l'origine del dono dell'Eucaristia, questa origine, questa scaturigine che viene da Dio attraverso Gesù, può orientare e deve orientare al meglio la nostra vita. La celebrazione liturgica dunque è sempre, lo sappiamo bene, esposta al rischio di un vuoto ritualismo che non dilata all'incontro vero con Gesù, con Cristo, alla comunione con Lui, con i fratelli e quindi alla missione. Ed è esposta al pericolo di una superficialità a volte creativa o personalistica che non mette certamente a contatto con Dio. A volte le nostre celebrazioni si riducono a cerimonie, si rischia quindi di essere attenti in modo scrupoloso, in modo maniacale ai dettagli, nella ricerca di uno stile che appaghi piuttosto la nostra sensibilità personale di un gruppo, di un'associazione, di un movimento, di una devozione, senza cogliere appieno la trasparenza di questo dono, di questo mistero. Si assapora il rito, l'esecuzione del rito, ma non si percepisce davvero la presenza viva, operante di Cristo nell'azione liturgica, cadendo così una sorta di autocompiacimento. Si cerca a volte un'interiorità suggestiva, ma non si entra in quella che è l'essenza stessa dell'Eucaristia, quella comunione vera con Dio e con i fratelli, finendo in un individualismo religioso che è totalmente estraneo alla logica eucaristica. Certo, certi momenti liturgici per tutti noi sono diventati di routine, di forma, eventi celebrativi, esteriori, ma perché possano davvero entrare, penetrare in profondità, incidere il nostro cuore, formarlo la carità di Dio, occorre distaccarci un po', rompere l'abitudine, saper cogliere l'attimo della grazia che deve riempirci il cuore, lo sguardo, gli occhi, dell'intelligenza, della volontà, della determinazione. Allora il pane davvero, quello eucaristico, ritrova il suo sapore e la sostanza che ci fa davvero vivere. L'Eucaristia anche questa sera parla a me come se volesse dirci ancora una volta: guarda, specchiati, fare la comunione e sostenere il confronto con Cristo. Confrontarsi tra noi, tra uomini, è tutt'altra cosa. Ci sono certo lati semplici di questo confronto, formali, di circostanza, ma ci sono anche lati oscuri nelle nostre esperienze umane infarcite di fragilità. Ma come possiamo confrontarci con l'uomo Dio, con l'Eucaristia che qui
questa sera è davanti a noi. Adesso davvero possiamo iniziare a comprendere come è costato davvero caro a Cristo immergersi totalmente nel mistero della Pasqua, la sua morte e la sua risurrezione. Nessuno si può riconoscere sul serio se non ci si guarda. Ognuno di noi deve guardarsi con uno sguardo appunto di misericordia e ci si deve rispecchiare nell'ostia santa che questa sera porteremo processionalmente in questa solennità del Corpus Domini per le strade della nostra città. Chiedendoci ancora una volta, e questa è una domanda che deve muovere il desiderio di evangelizzare, di uscire fuori da un mero ritualismo o da una tradizione religiosa solo esteriore, ma la nostra fede, o meglio, come alcuni di noi lo avvertono, il nostro sentimento religioso, che accoglienza oggi trova nei luoghi della vita? Carissimi, dobbiamo cogliere il legame che vi è tra l'azione liturgica, la celebrazione e la vita. A volte si rischia infatti di intendere la celebrazione come se fosse una sorta di aspetto ornamentale della vita, che può arricchire certo la nostra devozione personale, ma non è determinante, non incide nella nostra esistenza. Sotto questa mentalità vi è l'idea che i comportamenti autentici sono solo quelli che nascono spontanei. Secondo me, per me, in questa religiosità soggettiva che cresce anche nei nostri ambiti normali della vita cristiana. In questa logica si fa fatica ad accogliere quindi anche il carattere, diremmo, normativo della liturgia, che segue delle regole, dei canoni, che non vanno certamente inventati da noi singolarmente di volta in volta, ma provengono dalla tradizione viva della Chiesa. L'uomo ha un continuo bisogno di attuare l'atto di fede. Lo sguardo che noi rivolgiamo ogni domenica alla comunione deve essere di continuo per noi un'esortazione ad essere comunicanti nella vita quotidiana, vale a dire a vivere come cristiani, nulla di più. Infatti, nella Chiesa antica, essere cristiani equivaleva a essere comunicanti, nel senso proprio bello del termine, di comunicare, ad essere uno che partecipa, uno e tutti che partecipano alla comunione con il corpo e il sangue del Signore e la Chiesa. Capite che spezzare questa parola di Gesù spiega il senso dell'Eucaristia, di questo sacramento caritatis, il sacramento dell'amore. È il senso del comando di Gesù rivolto alla Chiesa: fate, lo abbiamo ascoltato da San Paolo, fate questo in memoria di me. Gesù quindi si è spezzato e continua a spezzarsi per noi e ci chiede quindi di spezzarci a nostra volta per gli altri. Proprio questa fratio paris, spezzare il pane, dove Gesù è veramente riconosciuto, certamente ricordiamo l'episodio di Emmaus, lo riconobbero allo spezzare il pane, un gesto conviviale sì, ma anche di condivisione, di amicizia, di prossimità, è diventata l'icona ed è il segno distintivo di Cristo e di cristiani. Questa sera pensiamo e rivolgiamo al nostro ricordo, non solo così sentimentale, ma anche a tutti coloro che hanno spezzato se stessi, la propria vita, per dare da mangiare ai fratelli, a ciascuno di noi. Cari sacerdoti, abbiamo tra le mani questa presenza. Tutti possono annunciare il Vangelo, ma solo noi possiamo trasformare il pane in corpo di Cristo. Tutti possono insegnare i misteri della fede, ma solo noi sacerdoti possiamo dire: questo è il mio sangue. Tutti siamo chiamati alla santità, ma solo a chi sono state imposte le mani e chiesto di compiere qualcosa di più radicale, di più profondo. Noi, sacerdoti, vescovo, siamo stati chiamati ad agire in persona Cristi, nella persona di Gesù,
per diventare quindi, e quindi questa è una grande responsabilità che esige coerenza, noi stessi, offerta, gradita al Padre. Gesù ci ha detto nel Vangelo: voi stessi date da mangiare. E i discepoli hanno risposto: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo né a comprare vivere, cibo per tutta questa gente. È evidente a tutti noi che oltre al significato logico, Gesù invita a comprare cibo per questa moltitudine, c'è anche il significato che noi tutti dobbiamo dare da mangiare noi stessi, cioè fatevi voi pane, non solo parole, ma pane solido, trasmettere quindi una fede che sia davvero eucaristica. Nell'Eucaristia quindi non ci viene solo dato un pane, ma ci viene dato Gesù stesso, perché noi, avendolo ricevuto, possiamo fare altrettanto dandoci agli altri. A tutti noi cristiani quindi l'Eucaristia esige, ci chiede la coerenza di coinvolgerci, e qui nel concreto, nello specifico, nel servizio amorevole delle nostre comunità parrocchiali, nelle famiglie, verso i giovani, verso i poveri, gli anziani, gli ammalati, verso la comunità civile, ognuno per la propria parte, a questa folla, insomma, di persone che si affacciano anche oggi in modo insolito, ma in modo massiccio sul nostro limes geografico. Insomma, donarci come cibo di fraternità, donare il Vangelo, trasmettere la fede, annunciarlo e costruire relazioni autentiche di aiuto e di amicizia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.